Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, io sono Coridan e proseguiamo la nostra serie su The Forest. Preciso subito che non sarà una serie survival e crafting in quanto il save non funziona ancora. Ho provato mille volte a costruirmi lo shelter, quindi a fare tipo la capannetta, la baracchetta per dormirci dentro, ma il gioco non salva. Lo sappiamo tutti, c'è scritto anche nell'hub della comunità su Steam, vedete bellissimo al solito i rottami dell'aereo, questa volta sono vinto su un promontorio. C'è scritto che aspetta, bisognerebbe vedere bene, si vede la faccia cazzo, ok, perfetto, se si vede c'è tutto. E dovrebbe uscire fra oggi e domani un fix che appunto ci permetterà di salvare, perché praticamente ogni volta che facciamo logout e ricominciamo bisogna rifare la scena dell'aeroplano, insomma, ed è una cosa infinita. Allora, ma avete detto che con l'accetta si possano aprire le casse, vediamo se ce n'è qualcuna. Le casse, vabbè, le valigie dei passeggeri. Se è una fucilata, Dio buono. Sì, vabbè. Questa pallina. Tiè, la pallina da tennis. Dai, spacchiamola. Benede. Che è sta roba? Deve essere tipo medicinali, bende. Cosa ho preso? Booze. Ah sì, il solito l'alcol, il booze. Ok. Questo. Ah, cloth. Il cloth che ovviamente ci servirà per costruirci i primi abiti. Insomma. Qualcuno nei commenti mi ha detto che si possono costruire anche tipi di armature leggere, tipo armature di cuoio e cose varie per sopravvivere. Un'altra cassa. Quindi in questo episodio andremo un po' in esplorazione dell'isola e vedremo dove ci porterà la nostra avventura. Dai, sembra una fucilata tutte le volte. Pallina da tennis. Fai vedere se hanno fatto. Ah, vabbè, ci sono le bacche, gli uccellini. Vediamo se hanno fatto. Che cazzo era? Perché ha fatto. Che cazzo? Molte le 4-5 legneti. Vediamo se l'hanno fatto davvero. Vediamo. L'hanno fatto davvero, ragazzi. C'era, mi sembra a me, o mi sbaglio, me lo so sognato. C'era un simbolo qui sulla coda, in coda sull'alettone posteriore dell'aeroplano. C'era il simbolo della Lufthansa tedesca. Mi sa che ce l'hanno tolto. Non vorrei dire una cavolata, ma riguarderò il video che ho fatto precedentemente. Ok, andiamo un po' in esplorazione. Qui c'è un coniglietto che ovviamente uccido. Vieni qui, coniglietto. Parte roba, ora mi serve il cibo. Eh sì. No, vabbè, c'ho uno snack. Uccellini. Non l'ammazza, gli uccellini. Oh! Che cazzo? Ha fatto lo stesso suono della testa della vipera rossa. Guarda, bellino, alza la mano. Vieni, uccellino, bellino. Bello sei. Vai, levati la voglione, va via. Allora, andiamo in esplorazione nell'isola. L'unica cosa che vi voglio far vedere, che non vi ho fatto vedere nel video precedente. Guardate, vabbè, vi faccio vedere come si costruisce uno shelter. Dai, tanto non. Anche se non funzionano, non mi costa niente. Allora, andiamo qui sul basic. Clicchiamo su click to place. Con R, vedete, lo potete girare. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lo posizionate come volete, quando è posizionato premete E e vi dice le risorse che vi serviranno. Servono 5 rocce, 9 legnetti, occhio e 8 tronchi. Quindi noi ci mettiamo questo, ci servono ancora 4 legnetti e i tronchi. Guardate bello ragazzi il motore fisico del gioco come si taglia un albero, guardate. Guardate spettacolo. Allora, se io continuo a colpirlo da questa parte, così, l'albero non si taglierà mai, perché ovviamente devo farci la traccia per buttarlo giù. Guardate che figata. Guardate che figata. Guardate. Devo farci la traccia. E ora vediamo dove cade. In che direzione. Ok, perché se ci cade in testa ci ammazza. Era rimasto appoggiato a quell'altro. Ok, cadendo si divide in quattro trocchi di legno che io prendo, due alla volta. E li portiamo qua con E. Ok, e facciamo così. Poi ne prendiamo altri due. Così. Mettiamo qui. Quindi siamo a metà del percorso. Qui per terra che c'è? Una roccia. Cazzo, c'è un coso. Un indigeno laggiù. Che sta girando, non mi ha visto. Allora, buttiamo giù anche quest'albero. A parte col casino che sto facendo, butto giù alberi. Mi dovrebbero sentire. Boh, comunque, speriamo che non mi sentano. Dai, facciamo la traccia. Dovrebbe cadere. Cadi. Puh. Oh, lì. Da che parte cade? Di là. Perfetto.
sto sonino qui è bruttissimo. Dai, che se mi vede l'indice, no. Allora, mettiamo gli ultimi 4 tronchi e poi ci servono anche 4 legnetti. Ok. E gli ultimi 2 tronchi che sono scesi qui a valle. Ah no, è solo uno? No, 2, eccolo qua. Cazzo però, cioè a portare due tronchi così sulla spalla, chi cazzo è? La montagna che cavalca. Il Komodo, il drago di Komodo. Cazzo, la voglio uccidere, aspetta. Ok. Minchia ragazzi, il drago di Komodo. Dov'è? Dov'era qui? È scomparso. No, c'era il lucertolone. Vabbè, prendiamo qualche... No. Ovviamente questi non danno... E cos'è, hit? Che vaffanculo, ho mangiato qualcosa di velenoso. Servirebbero... Questa cos'era? Cosa ho preso? Ah, clot. Se le combiniamo, che fanno? Con una foglia. Inizia a piovere, vai. E vediamo se troviamo qualche legnetto per finire di costruire la casetta. Un po' di rocce, vai. Oh, quando cerchi Nosa non la trovi mai. Maremma schifida. Lì sopra ci fa vedere il martello, ci fa vedere dove è la nostra capanna. No, a me mi servono legnette, è inutile che taglio gli alberi. Mi servono gli alberelli, quelli fini fini, tipo sega. Tipo questo, vediamo. No, ma questo qui fa i tronchi, quelli grandi. Proviamo. Vieni giù. C'è il bello che colpisce in basso e si taglia in alto. Vabbè, ricordo dai ragazzi che questo gioco è sviluppato da un team di 4 persone. Quindi, cioè, guardate là, già cosa hanno tirato fuori in 4. Buttalo giù. Porca troia, sempre pure mi caschi in testa. Eh no, ma ha fatto tronchi normali, ha fatto. Affanculo. Eccolo qui un legnetto. Era qui. Non era un legnetto questo qui. Oh, sembrava un legnetto. Oh, e serve qualche legnettino piccolino. Se no qui non si fa niente. Questo, ceppo di legno. No. Oh, 4 legnette, di solito si trovano subito le piantine per farli. Vabbè, andiamo avanti, dai, esplorazione. Poi quando li trovo ci torno. Ora non voglio di rompermici le palle. Allora, eccolo il drago di Komodo. Dov'è? Ma dov'è? Ma che è invisibile, diventa invisibile, scompare. Buongiorno. Gioco mi mette una paura. Dove è andata? Sull'albero? Oh, ecco legnetti. Uno, due. Dai, me ne servono altri due. Eccolo il bastardone. Salve. Come mai scappi? Perché mi vuole attirare in una trappola, te lo dico io. No, ma cioè, guardate bello, ragazzi, che si avvicina e si nasconde, come dire, chi sei? E dopo un po' che l'intelligenza artificiale... Vedi se mi giro, guardate, faccio finta di niente. Lui tipo si alza, se mi avvicino dovrebbe scappare. E dopo un po' che prendono coraggio iniziano ad attaccarci. Cioè, spettacolare, spettacolare. Il problema è che danno l'allarme. Ok, finiamo gli ultimi 4. Abbiamo costruito il nostro covo. Ora, come vedete, se io vado qui... Non lo faccio perché voglio già di giorno, ragazzi. Non voglio fare un video di notte che poi... non si vede niente. Vaffanculo. Cazzo, sono in 2. Se io tipo mi abbasso, vado qui e premo Z, il personaggio dorme e la partita dovrebbe venire salvata. Ma non funziona ancora, quindi... Visto che sti bastardi ci hanno scoperto, iniziamo a levarci anche dai coglioni velocemente. Allora, io mi berrei una bibita.
Ok. Che ci ridà un po' di energia, però come vedete ho perso un po' di vita. Mi sta seguendo quel bastardone. Via, 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 andiamo all'esplorazione dell'isola. Quando sarà possibile, ragazzi, appunto poi vi farò vedere tutto il villaggio. Perché si può già costruire tutto, eh. Questo non è Stomping Land, qui si può già costruire tutto. Ci sono anche le mura di difesa, la capanna. Cioè, guardate là, se non mi insegue. Cioè, si può già costruire la capanna grande. Toh, vi faccio vedere, tipo, boh, la metto. La metto qui così. Si potrebbe già costruire la capanna quella grande. E addirittura B. Si potrebbero costruire anche le trappole. E no, questo è log gold. Per metterci il log, la legna. Le trappole. E dove cazzo è? Vediamo un po'. Dove erano le mura difensive? Vabbè, trappole per animali. Tipo per lo snooze, classica trappola dalla Bear Grylls che ci passa dentro il coniglietto. Viene tirato su per la zampa. Però le mura di difesa. Ecco qui. Basic wall e queste cose qua. Sì, sono queste qui. La porta e il cancello per entrare, la palizzata. E avevo visto una cosa molto interessante. Forniture, no, forniture non c'è ancora nulla. Quindi sedie, tavoline e quelle cose lì non c'è ancora niente. Guardate, bellissimo, per costruire la casa più grande del gioco ci vogliono 82 di legno, ragazzi. Cioè, fate conto, l'albero più grande del gioco ve ne tira giù tipo 4-5 a volta. Cioè, ci vuole un pomeriggio a farselo. Allora, iniziamo un po' a mangiare. Vediamo un po' le bacche, queste qui. Prima regola del survival. L'ABC ci spiega appunto la sopravvivenza. E ci spiega cosa mangiare e cosa no. Quindi tossico, sono di colore nero. Quelle non tossiche sono di colore indigo. And have a little crown on the tip. Sì, hanno tipo una piccola forma di coroncina. Vediamo un po'. Quindi è regola vaccinum ovo ovalifolium. Sono piccole bacchettine di color indigo. Io direi che per ora il cibo ce l'ho. L'unica cosa che forse dovremmo fare è scuoiare qualche tipo animaletto e accenderci un focherello tipo questo. Tipo il focherello quello standard, che a parte li tiene lontani gli indigeni, non sempre, ma nel 90% dei casi hanno paura della luce. Sono creature che poi vanno a giro di giorno, boh, vabbè, comunque. Hanno paura del fuoco, ecco, mettiamola così, non tanto della luce, del fuoco. E dovrò costruire un basic fire per cucinarmi qualcosa da mangiare perché il mio personaggio comincia ad avere un po' di famina. Vediamo se si trova qualche creaturina. Tipo di solito sulla spiaggia. Una volta. Però è strano perché ammazzo i gabbiani. Ammazzo tipo. A proposito, si può costruire la lancia o la trovi e basta. Ammazzo i gabbiani. Ammazzo le tartarughe, le testuggini di mare, cose del genere. Ma non me le fa scoiare per mangiare. Quindi, boh, quella. Oh, ha un po' di legnetti. Fanno sempre comodo. Anche se no, 5, vai, il massimo che posso portare. Ok. Bella l'isola, ragazzi, riprodotta bene, guardate. A parte che più che un'isola c'è. Cosa so, ragazzi, sono ignorante, pioppi? Frassini, che roba è? Cioè, non mi sembra la classica, come vi posso dire, la classica flora da isola questa qui. Cioè, sembra un bosco. Boh. Mi sembra di vedere piante esotiche o comunque. Boh, sembra più una macchia mediterranea questa qui, ecco. Vabbè, comunque sarà tipo un'isoletta nel Mediterraneo. No, questi alberi qui. Un so proprio da. Da isola di là. Oh. Ma mi sembrava qualcosa, no. Cos'è, un cimitero? Cimitero tipo quella della strega di. Drago di Komodo! Dov'è, cazzo, è successo? Sono velocissimi e scompaiono. E sono quelli che mi hanno detto che prendendogli la pelle ci si può fare tipo il primo vestito, una specie di tra virgolette, di armatura per resistere meglio col. Che cazzo è? Cos'è, un totem? Boh, una specie di totem. Cerchiamo di andare verso la spiaggia, cerchiamo tipo una caverna. Ah, un'altra cosa che ho visto che sembra che non funzioni, tipo, ho provato a accendere un fuoco dentro una caverna, non me lo faceva piazzare per terra. Forse. Ragazzi?
Ho trovato qualcosa. Ora vi faccio. Che mi hanno fucilato tutte le volte, mi fa una paura. Comunque è vero che me l'ha detto, che questo gioco ricorda un po' nelle meccaniche, nella grafica, negli attacchi e come si raccatta la roba, ricorda un po' Dead Island. Ma intanto mangiamoci uno snack, vai, che mi sono un po' di fame. Ma quante valigie. Vabbè, direi basta, cazzo, c'hanno già abbastanza di sta roba. Allora, qui c'è uno squalo. Uno squalo arenato. Di solito si arenano le balene. In questo gioco hanno fatto arenare anche gli squali. Vediamo un po' se posso prendere un po' di carne. Carne di gabbiano. Vabbè, il gabbiano è morto, sono sicuro. Però la carne non me la fa prendere. Ma com'è fatta. Boh, com'è fatta male l'acqua. Boia, com'è fatta male l'acqua. Ragazzi, cioè, questo è un easter egg. Cosa vi... Not Penny's boot. Vi ricordate Charlie che si scrive col pennarello sulla mano prima di morire, che scoppi la bomba all'host, mette la mano sul vetro. Not Penny's boot. Cioè, questa qui sembra la barca di cosa, come si chiamava quello che diceva sempre brother, brother, brother. E cazzo non mi viene il nome. Insomma, quello che stava all'inizio della seconda serie dentro il bunker, che doveva fare la sequenza di tasti. E questa qui è la sua barca, quella famosa che prova sempre a scappare e poi torna sempre indietro, perché non si fugge dall'isola di Lost. E questo è un easter egg. Mica, quante casse ci sono? Cioè, erano tutte su quella barchetta lì? Vabbè, aspetta, aspetta però. Ho detto di non aprirle tutte. Aspetta, che ci sono gli snack dentro. Che cazzo, almeno c'ho da mangiare. Almeno c'ho da mangiare finché durano gli snack. Allora, con tutto questo clot. Food. Potrei fare un piccolo giardino con 5 legne. Fammi vedere com'è sto piccolo giardino, lo so curioso. E questa è la rabbit cage. Fai vedere se l'omino non muore. Fa vedere se c'è qualcosa nella barca, Si può andare sott'acqua? No. Ma no, ragazzi, cioè, guardate come è fatta l'acqua. Cioè, scandaloso. Cioè, da fastidio di buona la vista. Penny! Non c'è. Ci si può in mezzo lì. L'ho detto, ci si può in mezzo lì, ci si può salire. L'ho detto. Allora, qui, in questa cassa, c'è un po' di snack, prendiamoli tutti. C'è un teschio e una mascella staccata. Mi sa che chi era qui va via, pellicano maledetto. Ha fatto una finaccia. Infatti non è un pellicano, è un gabbiano. Comunque. Ma noto cammina in acqua. Allora, proviamo ad addentrarci nell'isola e vediamo di costruirci magari. Volevo provare a fare quel giardinetto lì. Ora sono curioso per vedere cosa ne viene fuori. Quindi andiamo un po' nell'entroterra, tipo direi di metterlo qui sulla spiaggia, tipo qui. Ma vabbè, non devo correre, si stanca. High garden. Allora, mettiamolo qui. No, ne servono due soltanto, due di legna. Quindi tagliamo un alberello. Tacche, estracche, estrucche. Cioè, questo gioco qui, ora come ora, è candidato al momento, per quanto sia single player, a diventare il mio gioco attualmente preferito. Però ragazzi, non c'è il save, è normale che ti fai una giocata, poi magari dopo un'oretta, è normale, non c'è più voglia, sloghiti per prenderti una pausa, devi rifare tutto da capo, non c'è voglia tutte le volte. Quindi aspettiamo il save prima di portarlo avanti seriamente. Oh, ma si taglia. Oh cazzo. Cioè, mi asca proprio sull'orticello, preciso. Preciso. Allora, uno e uno, due. Ed ha creato questo orticello che non so. O cresceranno da sole le piantine qui, o magari boh, dovrò aspettare che piova. Che è un pezzo con l'acqua di mare, di poterle innaffiare salata. Temporary shelter.
Questo temporaneo però richiede meno di quell'altro, che richiede 26 foglie e 14 tronchetti. Foglie ce n'ho 14. Cazzo, sta iniziando a scendere la notte, ragazzi, eh. Almeno un focherello da campo me lo potevo fare. Allora, veloce. Focherello da campo. 6 foglie e 2 legnetti, c'ho tutto. Qui. Accendilo e vai, ok. Tanto per provare a tenere lontani un po'. Oh, bellino, va a dormire. Non lo vedi? È sceso il sole, vai via. Lui rimane così. Con la mano. Allora, direi di stare un po' vicino al fuoco. Sti gabbiani perché girano qui? Cioè, siete avvoltoi, siete gabbiani. Non c'è una carogna lì per terra. Crepaci, cazzo, ma non me lo posso cucinare il gabbiano, per davvero. È buono il gabbiano alla griglia. Stronzo, crepa. Potrei farmi un coso, un temporary shelter. Allora, mi servono 26. Eccoli, ragazzi, eccoli. Madonna, quanti sono? Ma che c'hanno le torce? C'hanno le torce, cannibali. Buonasera. Salve, sono caduto con l'aeroplano, quello laggiù in fondo, cortesemente non. Salve! No, 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 non voglio combattere! State buoni! Buoni, buoni, buoni! Sono Coridan! Ho un canale. Aspetta, ho un canale YouTube! No, no, fermi! Fermi, fermi! No, 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 non voglio fare niente! Buoni! Buoni! Oh! Fermo! Aia! Puttana! Oh, cazzo! Sa che convenga scappare. Cazzo, quando sono soli si cacano addosso. Quando sono in gruppo. Maledetta troia. Poi ti circondano anche. Troia. E vabbè, sono so morto via praticamente. Basta. Poi non muoiono, cioè, sono mortali, cazzone. Bastardo! Mi trovo? Eri solo un'altra volta nella grotta, che palle. Ci risiamo, ragazzi, risiamo un'altra volta dentro la grotta. Porca troia, lo sapevo che ci sarei rifinito. E diciamo che per ora, per questo episodio, beh, è tutto. Nel prossimo episodio proveremo nuovamente a uscire dalla grotta. Anzi, sapete che c'è? Me la voglio esplorare tutta. Voglio vedere fin dove va in fondo, dove arriverò. Beh, fatevi prendere per il ciao.